abbiamo terminato la prima parte del nostro intreccio su rete. Da questa parte, come potete vedere, ho lasciato un piccolo bordo. Dovrò lasciarlo anche da questa parte, avevo dimenticato all'inizio, quindi andrò semplicemente a sfilare via questa prima cannuccia che non mi serve, perché ho bisogno del bordo tutto intorno. Come da questa parte dobbiamo avere un lato libero, lo stesso deve accadere sia per questa parte che per questa. Quindi io vado leggermente a retrocedere le cannucce che ho intrecciato al fine di avere i fori anche da questa parte. Ora che abbiamo ripristinato la situazione sia sulla destra che sulla sinistra del lavoro, praticamente andremo a girare il lavoro e a incollare tutte queste piccole eccedenze sul dietro del lavoro. Per fare una cosina fatta un pochino bene, io preferisco andare a tagliare le cannucce sul lato e rifilarle. Ora, per comodità, io andrò a mettere della carta adesiva . Ora prendo la colla, io userò della colla vinilica per fare questo lavoro. A questo punto, come vedete, non resta che rigirare per bene il lavoro così ed andare ad appiccicare le cannucce. Naturalmente poi potremo mettere sopra un peso per aiutare. La carta adesiva, come vedete, mi servirà soltanto per tenere schiacciate queste eccedenze delle cannucce al fine che si incollino. Dopo, lavoro terminato, le andremo a togliere. Facciamo questa cosa anche per questa parte del lavoro. Ora che la colla si è asciugata, possiamo andare a togliere questa carta adesiva che avevamo messo. Ora, questa è la parte che andrà a creare la parte interna della borsa, praticamente in questo modo. Quindi ora dobbiamo creare i due lati. I lati li andremo a creare con del cartoncino. Io ho già preparato una sagoma, che è questa. Di questa sagoma ne avrò bisogno di due e l'andrò a trasferire su un cartoncino. Utilizzerò un cartone di questo tipo, è un cartone pressato, potete usare anche un cartoncino che avete in casa, l'importante è che sia un cartone pressato abbastanza robusto e non di quelli che hanno l'anima interna, l'ondulina interna che si schiacciano, deve essere un cartone rigido. Ora ritaglio la sagoma che ho trasferito sul cartoncino. Naturalmente la sagoma la decidete voi, io ho scelto questa forma, ma potrebbe essere anche un tondo piuttosto che un quadrato, un rettangolare. Ora che ho ritagliato le mie due sagome,
devo andare a praticare dei fori. Se vedete sulla sagoma base ho dei fori che mi serviranno per creare l'ancoratura per la borsa. Vado a trasferire questi fori sul cartoncino. Per fare questi fori io utilizzerò un attrezzo, questo, che normalmente è uno di quegli attrezzi che si usa per fare i fori nelle cinture. Certamente che se non lo avete potete fare i fori a mano con una forbicina, con questa macchina vengono sicuramente più regolari. Quindi io, utilizzando la sagoma, semplicemente vado a creare il foro nello stesso punto della sagoma guida e mi ritroverò sul cartoncino il forellino. Farò questo per tutti i fori e per entrambe le sagome. I fori sono a una distanza di circa un centimetro uno dall'altra, ma un centimetro calcolando dal centro dei fori e sempre dal centro dei fori calcolando mezzo centimetro dal bordo della sagoma. Come vedete, ho terminato di forare i lati della nostra borsetta. A questo punto dobbiamo andare a scegliere il tessuto di rivestimento interno ed andarlo ad incollare su questi due lati. Vediamo come procedere.